Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Anche Lance Abruzzo critica la politica del governo che continua a lanciare allarmi circa la difficoltà di rifinanziare il provvedimento del superbonus anziché renderlo strutturale. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente, il governo continua a insistere e a ribadire che non ci sono più fondi per il superbonus. Lance non è dello stesso avviso, anche per quello che ha prodotto il superbonus negli ultimi anni a livello di PIL nel nostro paese. Certo, niente di più falso, tanto è stato acclarato in maniera forte dalla LUISS, e conosciamo cos'è la LUISS, dal Cresme di Bellicini, che con una ricerca pagata dalla Camera dei Deputati, quindi dal governo stesso, ormai sono 22 anni che ci sono i bonus e hanno sempre detto queste ricerche che lo Stato ci guadagna. Addirittura i numeri del 2021 soltanto col superbonus, lo Stato ha avuto un attivo di 4 miliardi di euro, quindi niente di più falso che allo Stato servono i soldi per questi lavori. Sono lavori che senza i bonus non si farebbero, sono lavori che danno economia, sono lavori che danno sviluppo, sono lavori che danno sostenibilità, sono lavori che eliminano il lavoro in nero. Quindi dove c'è economia, dove c'è un vantaggio per tutti i cittadini, non vedo perché bisogna dire tutte queste falsità. Vogliamo provare un po' ad immaginarcelo? E cioè c'è dietro una moneta virtuale nelle cessioni dei crediti? Che lo dicessero. Noi come ANCE diciamo che è bene che i lavori lo devono fare le imprese qualificate in modo tale che non ci siano più truffe, perché quelle sono una vergogna, e poi diciamo anche mettiamo questa posta in maniera limitata, cioè circa 15 miliardi di lavori soltanto all'anno, e mettiamolo per almeno 10 anni in modo tale che tutti quanti possiamo organizzarci, soprattutto l'industria delle costruzioni si può organizzare e sfatare, voglio sfatare qui anche un'altra diceria, un'altra falsità, un'altra fake news. Cioè, tutti questi rincari nel mondo dell'edilizia non sono dovuti assolutamente al 110, tanto è vero che i rincari si sono già verificati prima che il 110 partisse, e per quanto riguarda tutti i rincari delle materie prime, l'Italia è quella che ha la percentuale inferiore rispetto a tutti gli altri paesi del G20. Se noi immaginiamo che, solo per citarne uno Stato, l'Inghilterra ha circa il 10% di inflazione e noi stiamo ancora al 6-7%. Capiamo che noi siamo ancora un paese su questo punto vigoroso e bravi, se vogliamo dire. Si conclude male e per sempre l'avvertenza dell'ATR Group di Colonnella. I 63 dipendenti hanno perso definitivamente il proprio lavoro, lo annunciano in una nota amara le segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL, che considerano la chiusura di questo marchio storico una sconfitta per l'intero Abruzzo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si sentono sconfitte le sigle sindacali teramane di CGL, CISL e UIL nell'annunciare la morte definitiva dell'ATR Group di Colonnella. Dal 27 giugno scorso il licenziamento ha avuto effetto e i 63 tra lavoratrici e lavoratori dell'azienda che si occupa di compositi in carbonio hanno cessato definitivamente il loro rapporto di lavoro dopo anni di tribolazioni. Quali? Due fallimenti fronteggiati da una cassa integrazione, vitale da una parte per la sopravvivenza delle maestranze e allo stesso tempo necessaria per prendere tempo e tentare una via alternativa attraverso l'attivazione di politiche industriali e sinergie più volte sollecitate che purtroppo, secondo i sindacati, non c'è mai stata realmente. In una nota le segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL definiscono scellerate le ultime gestioni imprenditoriali dell'ATR che hanno portato ai fallimenti, tra l'altro l'unico caso in Italia in cui il secondo fallimento si è aperto prima che si concludesse il primo. Dagli scioperi, presidi, assemblee, cortei, sit-in, tavoli istituzionali a tutti i livelli, i dipendenti hanno combattuto strenuamente e più volte urlato quanto sarebbe stato vitale per il territorio e l'intera vallata della Vibrata il rilancio dell'ATR.
con la chiusura definitiva di questa azienda che fu prestigiosa, concludono le sigle sindacali teramane, non muore solo un marchio storico e di lustro per l'intero Abruzzo, ma muore definitivamente la speranza che in questo paese si possa vivere lavorando. Sulla vertenza ATR di Colonnella cala così il sipario per sempre. Marcia indietro da parte del direttore della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, sulla chiusura del reparto di geriatria del Policlinico di Chieti. Ad annunciarlo il primo cittadino della città, Diego Ferrara, dopo la riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci. Il servizio di Stefano Recanati. La ASL Lanciano Vasto Chieti tornerà indietro sulla decisione di chiudere il reparto di geriatria dell'ospedale di Chieti, utilizzando personale della medicina e consulenze specialistiche esterne al reparto per dare manforte fino al 15 settembre al pronto soccorso del Policlinico in modo da coprire le ferie. Solamente in parte, ovviamente. Certo occorreranno delle soluzioni di tipo strutturale che dovranno vedere al futuro del nostro ospedale. Tornare indietro rispetto alla decisione di chiudere completamente il reparto di geriatria, seppur per un mese, è stata una vittoria da parte del Consiglio Comunale di Chieti e delle associazioni cittadine che si occupano e preoccupano della sanità nella nostra città. Inoltre c'è un progetto da 60 milioni di euro per l'ospedale, di cui esiste una prima bozza progettuale che entro il 15 luglio sarà proposto alla giunta regionale perché possa finanziarlo e realizzarlo. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL, presieduto dal sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara. Durante il Comitato Ristretto dei Sindaci veniamo a sapere, quindi ad horas, metodo tra virgolette metodo Shell, che ti fa sapere le cose sempre al minuto contato, sia questo dietrofront sulla geriatria, ma anche su un fantomatico progetto da 60 milioni di euro, progetto in itinere, un progetto diciamo di massima, quindi neanche portato alla regione, in cui si dovrebbe cambiare i connotati all'ospedale policlinico, con ben due parcheggi multipiano, con nuove palazzine e quant'altro, di cui molto probabilmente, io me lo auguro per l'amor di Dio, ma di cui molto probabilmente staremo forse a parlare nei prossimi 20 anni. Sono 2010 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, eseguiti 1603 tamponi molecolari e 6067 test antigenici per un tasso di positività pari al 26,2%. I nuovi casi provengono 477 dalla provincia dell'Aquila, 515 da quella di Teramo, 438 da quella di Pescara, 456 da quella di Teramo, 40 da fuori regione, mentre per 82 sono in corso verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.377. Nelle ultime 24 ore sono 991 i dimessi guariti. Gli attualmente positivi salgono a 26.524, più 1.017 rispetto a ieri. Sono 131 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, più 6 rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. Torna a superare quota 10.000 il totale settimanale dei nuovi casi in Abruzzo. Nell'ultima settimana, infatti, sono emersi 10.064 contagi, con una variazione del più 57% rispetto ai 7 giorni precedenti. Di conseguenza continua ad aumentare l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti, che è ora a 790 contro il dato di una settimana fa pari a 503. Cambiamo pagina. A gioire per la riconferma del centrodestra a San Salvo è Tiziana Magnacca. Il primo cittadino uscente, dopo 10 anni alla guida della città, continuerà il suo impegno politico in Consiglio Comunale. Tra le sfide più importanti, il rifacimento del lungomare, che diventerà il fiore all'occhiello della città. Vediamo. Il giorno dopo l'urna del ballottaggio è con il sindaco uscente Tiziana Magnacca, che è sorridente perché comunque
dopo 10 anni del suo mandato, conferma quella che è la forza a San Salvo del centrodestra con la De Nicolis? Assolutamente sì, San Salvo scelse nel 2012 una donna, la confermò al primo turno col 70% nel 2017 e pensate che nel 2022 ha scelto un nuovo sindaco, anch'essa donna. Segno non solo che abbiamo lavorato bene, ma che il nostro ben operare è stato più forte di ogni promessa, di ogni minaccia, di ogni ricatto e di ogni politica diffamatoria che pure abbiamo visto in questa campagna elettorale, che non ha fatto onore certamente ai nostri avversari e certamente alla mia città, che è abituata invece a volare molto alto. Prima di parlare di quelli che potrebbero essere gli obiettivi di San Salvo nel futuro, si parla tanto di disparità del genere, invece riconfermare ancora una donna che cosa significa per San Salvo? Significa che San Salvo è una città d'avanguardia d'Abruzzo, è eletto nel 2012, è stata la prima città a doppio turno ad eleggere un sindaco donna, ci ha creduto ancora una volta, segno che è sempre stata una città proiettata nel futuro, una città moderna, proprio nella mentalità, molto pragmatica e abituata a guardare i fatti più che le chiacchiere, quindi laddove ha intravisto un modo di operare utile e giusto per la città, ha ritenuto che fosse bene continuare nel solco appunto della continuità. Si è finito questa mattina le prime luci dell'alba, dunque il sindaco comunque è ancora stanco dopo questo risultato. Lei può dirci però quali possono essere gli obiettivi da qui all'immediato futuro per San Salvo, perché comunque lei siederà anche in consiglio comunale, quindi continuerà a fare squadra. Sì, intanto il sindaco, l'ho già detto ieri sera, il sindaco De Nicolis, che dobbiamo portare a termine una serie di progetti già finanziati che l'amministrazione nostra precedente aveva messo in cantiere, e sono progetti veramente importanti e rivoluzionari per la nostra città, come il lungomare, che è la nuova cartolina della nostra San Salvo, il centro storico per cui abbiamo già ottenuto dei finanziamenti, il completamento dei percorsi pedociclabili, anch'essi finanziati grazie alla regione Abruzzo, e per rendere diciamo la nostra città in linea con quelli che sono non solo gli obiettivi della modernità, ma soprattutto gli obiettivi che l'Europa ci ha assegnato con i fondi del PNRR, che sinora siamo stati molto bravi a captare. Quindi obiettivi concreti, cose vere che si vedono, senza contare che i servizi che pur già esistono vanno implementati, soprattutto quelli riguardanti alla disabilità e alla famiglia. Al via oggi la demolizione dei 3 palazzi pericolanti di Via Lago di Borgiano a Pescara, rimasti lesionati a causa del terremoto. Le 80 famiglie che vi abitavano sono già state ricollocate. Il servizio. È partita all'alba di oggi la demolizione delle 3 palazzine di Via Lago di Borgiano a Pescara, che erano state sgomberate, come noto, in seguito alle lesioni subite nel sisma del 2016. Per l'amministrazione comunale presieduta da Carlo Masci è il primo passo verso la riqualificazione del quartiere Rancitelli. Queste sono 3 palazzine che costituiscono motivo di degrado oramai da troppi anni in questa zona. Noi oggi cominciamo l'abbattimento vero, reale, dopo aver svuotato tutti gli appartamenti. L'ATER si è messa a disposizione, ha fatto un intervento molto concreto e questo ci permetterà di liberare tutti questi spazi, di creare un passaggio diretto tra questa zona e l'altra parte dove c'è Via Lago di Capestrano. Soprattutto qui andremo a rifare completamente quest'area con una nuova piazza, un punto di aggregazione. Lo avevamo detto in campagna elettorale che noi avremmo agito molto nelle periferie per creare nuovi spazi aggregativi, piazze, campi di calcio, impianti sportivi. Questo stiamo facendo nonostante il Covid, nonostante le crisi che stiamo attraversando. L'impegno sul territorio è totale ed è anche efficace. Poi passeremo al ferro di cavallo, che è un intervento che nessuno avrebbe mai immaginato si potesse fare, e invece lo stiamo facendo. Come le formichine, abbiamo fatto in modo che venissero a cura dell'ATER riqualificati circa 100 appartamenti, dove abbiamo trasferito le persone che avevano diritto a un alloggio e che vivevano nel ferro di cavallo in condizioni veramente di degrado assoluto. Quelle che non avevano titolo le abbiamo messe fuori attraverso degli sfratti.
Il presidente dell'ATER di Pescara, Mario Lattanzio, ha evidenziato i numeri dell'operazione avviata oggi. Questa sarà demolita in 180 giorni. Dopo la demolizione il comune qui ci farà una piazza, quindi arrederà a livello urbano questa zona, creerà degli spazi all'aperto per la popolazione che vive qui. Quindi questa è un'operazione, vengono demoliti tre palazzi, sono circa 80 appartamenti. Rimarrà solo la palazzina, quella più bassa, e quindi sarà uno spazio molto bello per questa zona. È un intervento molto sostanzioso, parliamo di circa 1.300.000 euro la demolizione, più la piazza intorno ai 2 milioni, quindi l'arredo di tutta la zona che farà il comune, però sono fondi CIPE. Rinnovata la governance del CAM, il Consorzio Acquedottistico della Marsica. Il nuovo presidente è Ernani Ornello, cui spetta una difficile opera di risanamento dell'ente. Vediamo. Sul rinnovo del presidente del Consiglio di gestione del CAM, il Consorzio Acquedottistico Marsicano, ha prevalso l'asse Liris Quaglieri. La nomina del nuovo presidente Ornello Ernani, ex esponente di Forza Italia, vicino all'assessore regionale Guido Liris di Fratelli d'Italia, ha infatti rappresentato la sintesi per il territorio e per i meloniani della provincia dell'Aquila. Politicamente si potrebbe dire che il CAM ha permesso che passasse un po' di acqua sotto i ponti, viste le conflittualità del gruppo di Fratelli d'Italia Marsica e l'Aquila, ed in particolare dissidi tra il gruppo del consigliere regionale Mario Quaglieri e quello dell'assessore Liris. Ornello Ernani, già revisore del CAM, subentra a Leo Corsini e sarà affiancato da Walter Bonaldi in qualità di componente tecnico. Esce di scena anche la campana Caruocciolo e alla sorveglianza restano il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Chiantini come presidente e la componente Sabrina Lucci. Fa il suo ingresso alla sorveglianza anche Giuseppina Perozzi, sindaco di Castellafiume. Tante le criticità che questa nuova governance si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Intanto il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, augura ai nuovi nominati un buon lavoro. Sì, si apre una nuova pagina all'interno del CAM. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'ingegnere Leo Corsini per aver traghettato in questi mesi un ente tanto importante quanto in difficoltà qual è il CAM. Do il benvenuto e l'auguro di buon lavoro al nuovo presidente Ornello. Sicuramente saprà gestire al meglio appunto questa società molto in difficoltà, diciamo facendola uscire da acque torbide. Sulla nomina di Ornello Ernani, avanzata dagli amministratori di Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Luco De Marzi e fortemente sponsorizzata dall'assessore Liris, alcuni sindaci della Marsica hanno sollevato polemiche sull'assenza di condivisione e la mancanza di dialogo. A disposizione dei cittadini dell'area vestina torna operativo lo sportello H. La chiusura era arrivata nel 2018, creando enormi disagi in tutta l'area vestina. Il servizio. A distanza di 4 anni dalla sua chiusura, torna attivo a Penne lo sportello H, un front office indispensabile per gli utenti, la maggior parte anziani dei centri dell'area vestina che in questi anni sono stati costretti ad affrontare lunghe e scomode trasferte. Lo sportello, il punto di informazione, avrà l'obiettivo anche di abbracciare tutti gli altri paesi dell'area vestina, sono 10, tra cui comuni anche del Teramano come Bisenti, Castiglione, Messer Raimondo e Castilenti, quindi vogliamo far tornare la città di Penne al centro dei servizi, insomma, pubblici presenti sul territorio. La scommessa che la mia amministrazione comunale ha messo in campo e stiamo andando verso quella direzione. Lo sportello di H è ospitato presso il chiostro di San Domenico, dove sono ubicati gli uffici comunali. Per il momento rimarrà aperto 2 volte a settimana. Per il momento gli orari di apertura degli uffici saranno il lunedì mattina dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Nell'attesa di implementare tutti i servizi, intanto partiamo con una parte di quei servizi che possono essere dislocati sul territorio. Ci siamo, diciamo, impegnati dopo 2 anni di pandemia per l'apertura di questo sportello, ma oggi siamo andati fino in fondo. Ringrazio il sindaco che ci ha dato la disponibilità di avere questo ufficio qui a Penne e siamo presenti su tutta la vestina.
L'amministrazione comunale di Pescara ha attivato un percorso di orientamento e inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità in collaborazione con l'associazione Diversi Uguali. I partecipanti svolgeranno tirocini formativi nell'ambito di imprese turistiche. Il servizio. L'amministrazione comunale di Pescara ha attivato un percorso di orientamento e inclusione socio-lavorativa per ragazzi con disabilità. Tutto questo in collaborazione con l'associazione Diversi Uguali presieduta da Gianna Camplone. I partecipanti svolgeranno tirocini formativi nell'ambito di imprese turistiche e in particolare di stabilimenti balneari. I contenuti del progetto sono stati illustrati questa mattina presso gli spazi comunali di Via Tavo, dove ha sede proprio l'associazione Diversi Uguali. Saranno 6 i ragazzi coinvolti in questo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dall'assessore Nicoletta Di Nisio. Tanto lavoro e soprattutto tanta sensibilità, perché io arrivo agli obiettivi quando dall'altra parte, come in questo caso gli stabilimenti, hanno dimostrato sensibilità a questo problema. Questi ragazzi speciali che andranno inseriti negli stabilimenti per fare ognuno di loro poi un lavoro diverso. Chi sarà al bar, chi si occuperà delle spiagge, insomma un lavoro dove li gratificherà. Noi come comune, come amministrazione, ci siamo preoccupati di mettere la parte tecnica, c'è un piccolo stipendio per loro per dirgli anche grazie del lavoro che svolgeranno, e un assistente dove l'associazione Diversi Uguali ci ha messo a disposizione, quindi tutta una catena per avere poi un grande risultato. Considerando il grande successo che questi tirocini stanno riscontrando e anche la necessità da parte del territorio di vedere sempre di più progetti che mirino all'inclusione delle persone con le disabilità, che sono anche al centro delle riforme promosse dal governo, l'assessore Di Nisio ha voluto estendere la coprogettazione implementando le risorse per poter permettere a 6 ragazzi di svolgere tirocini durante la stagione estiva. Per loro è fondamentale, perché loro sono parte della società, e come lo siamo tutti noi, e come hanno detto dei grandi prima dell'associazione degli Diversi Uguali, il lavoro dona dignità, e loro da queste attività di tirocinio inclusivo non hanno solo l'aumento delle loro capacità, delle loro risorse, delle loro abilità, hanno proprio una rinascita in senso sociale. E ora siamo allo sport, con la partenza di Sorrentino, destinazione Monza, e l'arrivo di 3 elementi come Sommariva, sia Tunis e Lombardi. Inizia ufficialmente il mercato del Pescara, cessione anche per l'uruguaiano Elizalde, mentre sono addirittura ad arrivo anche gli scambi che dovrebbero portare in Abruzzo l'attaccante Lescano e il centrocampista della Latta. Il servizio. La cessione di Alessandro Sorrentino al Monza apre di fatto, anche dal punto di vista economico, il mercato del Pescara, perché quella con i Brianzoli diventa un'operazione maxi, considerando che in riva all'Adriatico arrivano 3 elementi che potranno essere determinanti nel prossimo scacchiere di Alberto Colombo. Sorrentino passa a titolo definitivo in biancorosso, e percorso inverso fanno Daniele Sommariva, portiere che prenderà il posto dello stesso ormai ex numero 1 biancazzurro, i centrocampisti Lombardi e Sia Tunis. Quest'ultimo però lo farà con la formula del prestito, mentre gli altri 2 saranno a titolo definitivo. Peraltro tra i pali, oltre a Sorrentino, altra partenza, stavolta per decadenza di contratto, quella di Alessandro Jacobucci al Sud Tirol, già estremo difensore biancorosso nella stagione 2011-2012. Jacobucci si è legato al club con un contratto annuale, mentre sempre alla corte di Lamberto Zauli in Serie B arriva un altro ex biancoazzurro come Marco Pompetti, in prestito dall'Inter, dove era rientrato dopo l'esperienza a Pescara dello scorso campionato. Tornando invece all'operazione in entrata del Delfino, Sessomariva, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, andrà a difendere i pali della porta a Lombardi, un jolly di centrocampo che già ha avuto un'esperienza breve in Abruzzo, a Teramo, nella seconda parte della stagione 2020-2021. Per lui solo pochi minuti nello scampolo finale di quel torneo contro Avellino e Viterbese, prima dell'acquisto da parte del Monza e relativo prestito alla Vispesaro. Profilo giovane quello di Lombardi, classe 2002, ma di grande prospettiva.
Persia Tunis, Mediano Greco, stessa età di Lombardi. La Lega Pro può rappresentare un trampolino di lancio, perché in Serie B ha trovato spazio quasi nullo, 22 minuti con il Monza, e adesso la possibilità di lanciarsi facendo un passo indietro dal punto di vista della categoria. Il Pescara dunque incassa denaro fresco e porta a casa tre pedine che potranno risultare utili. Cessione redditizia anche quella di Edgar Elizalde, 700.000 euro, poco meno, per il trasferimento all'Independiente dopo l'esperienza in patria al Peñarol. L'uruguaiano era da tempo ormai fuori dai progetti biancazzurri e la sua partenza consente di incassare altra liquidità. Poi ci sono gli scambi sull'asse doppio Chiavari-Padova. Con la Virtus Entella a scambio tra Lescano e Clemenza, l'attaccante argentino arriva in Abruzzo e il fantasista va in Liguria. Dunque la prima linea del Delfino continua ad essere a tinte sudamericane. Mentre coi biancoscudati manca ancora qualcosa per chiudere un altro scambio, ovvero quello che porterà De Marchi in biancorosso e Della Latta in casa Delfino. Centrocampista di assoluta esperienza per la categoria, Della Latta, titolarissimo nella prima parte della stagione in maglia Padova, qualche spazio in meno nella seconda. Giovani e pedine più esperte dunque, il nuovo corso del Pescara è già iniziato. Nessuna novità nelle ultime ore in casa Teramo. Il rinvio della decisione sull'istanza di sblocco di Davide Ciaccia rimanda la questione più in là, ma venerdì c'è la pronuncia della Covisoc sulla domanda di iscrizione al prossimo campionato. Il servizio. Il rinvio della decisione del Tribunale di Roma sull'istanza presentata da Davide Ciaccia allunga i tempi di un eventuale passaggio di consegne in casa Teramo. Nessuna novità a stretto giro dunque, mentre per dopodomani è attesa la pronuncia della Covisoc sulla domanda di iscrizione presentata una settimana fa. Il percorso accidentato non registra novità di rilievo, posto che in ogni caso dovrà passare dal vaglio federale prima di poter ipotizzare sviluppi possibili. Chiaro che in questo momento parlare di strategie di mercato o comunque di situazioni legate al campo è assolutamente improbabile, finché non si registreranno chiarimenti sulla possibilità o meno per il Diavolo di partecipare alla prossima Lega Pro. Domani intanto scadranno molti dei contratti in essere, ma non è questo il frangente in cui ci si possa attardare in disquisizioni tecniche. Quello che appare certo è che il Teramo deve avere un piano B, una via d'uscita, una strada di riserva per poter pensare di darsi un domani, anche considerando che il ripianamento, qualora dovesse arrivare un'improbabile iscrizione in deroga, sarebbe comunque obbligato, e questo costringerebbe i soci, che proprio dopodomani si riuniscono in assemblea nel primo pomeriggio, a introdurre liquidità nelle casse sociali. Le sponsorizzazioni last minute non sono bastate e non saranno comunque sufficienti per coprire quanto manca, ed è assolutamente prioritario disegnare oggi le strategie dei prossimi giorni per evitare di farsi trovare impreparati. Che il Teramo in caso di stop proverà la via dei ricorsi appare probabile, che riuscirà nell'intento invece è tutto da verificare. Sono ore strane, un misto tra attesa e contatti frequenti, con Giuseppe Spinelli che rimane alla finestra e una tifoseria che cerca di farsi un'idea di cosa accadrà. Per questo i vecchi diavoli Curva Est hanno voluto far sentire la loro voce con un comunicato nel quale stigmatizzano, si legge, squallide farse impersonate da ignobili comparse, senza che sia mai tutelato Teramo ed il Teramo. Tutti, continua la nota, si stanno defilando, trincerandosi dietro improbabili scusanti. Nessuno ha dato certezze, affidandosi a laconici e retoriche dichiarazioni prive di sostanza che lasciano gli ultras e i tifosi nell'oblio. Siamo stufi, stanchi e schifati da tutti, anche dalla politica non pervenuta. Poi, questa è la conclusione dedicata alla questione stadio, definito mezzo di subdolo scambio e ricatto utilizzato per fini di lucro privati, con l'avallo colpevole del comune. E cambiamo disciplina. A Catania il Pescara Pallanuoto stacca il pass per il ritorno in A2. Dopo una regular season dominata e chiusa al primo posto, il Settebello guidato da Franco Di Fulvio non tradisce le attese nel playoff e, battendo in due partite la polisportiva Acese, centra l'agognato traguardo. Nel primo pomeriggio il Pescara si è imposto in terra etnea per 7-10, bissando la vittoria conquistata all'Enaia di sabato scorso per 14-10. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.